Sette motivi per cui ti serve gestire la nuvola di punti su AutoCAD. Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione ADAR Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. La nuvola di punti, questa sconosciuta, ormai fa parte del quotidiano della progettazione. Seguimi fino alla fine di questo video perché ti spiego perché ti serve imparare a gestire la nuvola di punti su AutoCAD. Per prima cosa ti apri a nuove collaborazioni. La nuvola di punti infatti è ormai l'ultima frontiera e ormai molto anche sdoganata per la rilevazione. Ed è uno strumento estremamente preciso, utilizzato principalmente per grandi commesse, ma perché no anche per edifici di ridotta dimensione, per rilevare lo stato di fatto di un edificio e poi farvi sopra il progetto. Tuttavia, quindi imparare a gestire questo importante strumento ti offre nuove possibilità lavorative e nuove collaborazioni con altri colleghi, perché magari non tutti sono propensi per utilizzare la nuvola di punti e preferiscono delegare questo compito a qualcun altro. Ecco, quel qualcun altro potresti essere tu nel momento in cui acquisisci questa importante competenza, ovvero gestire la nuvola di punti all'interno di AutoCAD. Ma se sei invece fra quelli che preferiscono delegare, perché potrebbe esserti utile ugualmente imparare a gestire la nuvola di punti? Perché anche se non sei tu che te ne occupi in prima persona, è importante conoscere l'intero processo, altrimenti ti stai prendendo a scatola chiusa quello che fanno gli altri e quindi non hai nemmeno la capacità di sapere cosa si può fare e cosa non si può fare, e quindi se ti inventano una risposta che magari una determinata cosa non si può fare con una nuvola di punti, te la prendi per buona e basta, perché non padroneggi effettivamente quello che c'è dietro. Quindi imparare ad utilizzarla non vuol dire necessariamente poi doverla utilizzare doverla fare in prima persona, doverla lavorare su AutoCAD in prima persona. È una cosa che puoi anche arrivare a delegare se hai qualcuno a cui che può farlo al posto tuo. Ma conoscere il sistema ti permette di appunto non prendere a scatola chiusa quello che ti viene offerto dal tuo collaboratore, perché ci si può sbagliare anche in buona fede, e se tu hai la conoscenza del processo, a prescindere dal fatto se poi magari lo usi o meno in prima persona, beh, allora difficilmente cadrai in errore. Ma la nuvola di punti serve anche per avere una migliore precisione e un dettaglio nelle rilevazioni. Infatti, la nuvola di punti rappresenta una raccolta precisa ed esatta di dati tridimensionali che vengono ottenuti attraverso le scansioni laser o altre tecnologie di rilevamento. Questo consente ai progettisti di lavorare con dati estremamente accurati, riducendo gli errori e migliorando la qualità del progetto. Quante volte ti è capitato, quando vai a prendere tu delle misure in un cantiere, che qualcosa puntualmente manca sempre? Ecco, questo potrebbe essere non più un problema, perché la nuvola di punti è un database di informazioni sempre completo e sempre consultabile. La quarta motivazione per la quale è necessario imparare a gestire la nuvola di punti è l'integrazione con i modelli esistenti. Le nuvole di punti infatti permettono di confrontare e integrare le strutture esistenti con quelli che sono i nuovi progetti, quindi potrebbe anche essere che la nuvola di punti ti serve solo per rilevare il contesto, perché magari tu devi andare ad agire in un lotto vuoto, devi progettare un edificio in un lotto vuoto, ma devi relazionarti in maniera stretta con il contesto. Quindi imparare a ripulire e gestire la nuvola di punti dentro AutoCAD ti permette anche di fare proprio questo, quindi di gestire in maniera corretta il contesto in cui il tuo progetto è inserito. Questo è particolarmente utile nel caso di ristrutturazioni o ampliamenti, o come abbiamo visto anche di nuove costruzioni, dove è fondamentale capire la geometria dell'edificio e della struttura attuale. Non ci dimentichiamo della maggiore efficienza nella progettazione. Imparare a gestire le nuvole di punti su AutoCAD
ti permette di velocizzare il processo di progettazione perché stai partendo da una base estremamente fedele alla realtà, andando ad eliminare il bisogno di continue e manuali misurazioni o approssimazioni. Le nuvole dei punti sono inoltre un validissimo supporto e alleato per progetti di larga scala. Nei progetti complessi come infrastrutture o grandi edifici, le nuvole di punti permettono di catturare una grande quantità di dettagli che sarebbe altrimenti difficilissimo da acquisire con metodi tradizionali. Immaginati che cosa sarebbe dover rilevare un ponte o un edificio molto grande composto magari da più blocchi completamente a mano. Quindi la nuvola di punti supporta in maniera molto efficiente la progettazione e ti dà delle informazioni molto più precise ed accurate. Infine, la nuvola di punti ti mette in contatto con tutte quelle tecnologie avanzate che sono presenti oggi sul mercato. Quindi gestire una nuvola di punti su AutoCAD è spesso un primo passo molto fondamentale per poi passare all'integrazione con il BIM e con altre tecnologie 3D. Questo permette di migliorare la collaborazione e la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti all'interno del progetto, permettendo una gestione più fluida delle informazioni. Se desideri approfondire le tue conoscenze sulla nuvola di punti e su come gestirla all'interno di AutoCAD, alla fine del mese verrà lanciato in via del tutto inedita il corso proprio sulla gestione della nuvola di punti su AutoCAD. Per essere tra i primi a ricevere lo sconto di prevendita riservato agli iscritti, compila il form che trovi sotto a questo video. Fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché è via mail che riceverai le istruzioni per accedere prima di tutti gli altri alla fantastica offerta in prevendita e tu in quanto iscritto potrai avere un ulteriore sconto extra. Inoltre, iscrivendoti nel form qui sotto riceverai anche l'accesso alla versione trial del mio corso con cui potrai visionare alcune lezioni di prova e renderti conto tu stesso cosa accade da dietro le quinte come studente e corsista ufficiale. Se già sai come utilizzare la nuvola di punti all'interno di AutoCAD o oggi ti ho dato un piccolo stimolo in più, lasciami scritto nuvola nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento dall'altra parte all'interno del mio nuovo corso. Ciao!